Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del webinar di UGIS. E vi presento subito Marco Parenzan, che è il nostro ospite di oggi, che vi parlerà di .NET Notebooks e di un sacco di altre cose. A te la palla, Marco. Grazie, spengo un attimo la telecamera perché arriva sicuramente qualcuno in coda, quindi non devi evitare. Va bene, ciao a tutti e grazie ovviamente a Gianluca e a UGIS per avermi invitato a tenere una sessione. Io sono Marco Parenzan, sono un solution specialist in Insight. Ho una community a Pordenone, Innova. E tanto per la storia, magari se appunto non mi conoscete, con Innova, grazie a Gianluca, nel lontano 2012, no? Nel lontano 2012, novembre 2012, abbiamo tenuto il primo SQL Server italiano, quindi diciamo che siamo una community che in qualche modo andiamo avanti e ci impegniamo a portare avanti un attimino la nostra attività. Questi sono i miei riferimenti. Se volete contattarmi, trovate le slide, il codice GitHub, il profilo LinkedIn e andiamo a cominciare. Allora, il tema è .NET Interactive. Qual è il concetto che sta alla base di questa mia esplorazione? Beh, c'è il concetto della data science e il concetto dei notebook. Data science perché intanto io sono principalmente uno sviluppatore in tecnologia .NET, che però per necessità ovviamente deve cominciare a toccare le tematiche di data science, le tematiche dell'artificial intelligence e del machine learning. Ovviamente in quest'area Python la fa da padrone. Un'altra cosa che la fanno da padrone è il concetto di notebook. In pratica, se prendiamo un elemento di riferimento, prendiamo, che ne so, un Databricks piuttosto che uno Spark, troviamo i notebook. Fermo restando che il concetto di notebook non è un concetto che è nato nella data science, una cosa moderna. In realtà, io che sono vecchio, i notebook li avevo già incontrati 30 anni fa, 30 anni fa nei notebook di matematica. Cioè, quindi i notebook li ha inventati in matematica, non li ha inventati Python. Quindi Steven Wolfram, che ha fatto la sua società Wolfram, li ha inventati appunto in questa piattaforma che era appunto matematica. Continua a svilupparlo dopo 30 anni con il suo linguaggio e anche con il suo cloud. Non so se avete mai sentito parlare di Wolfram Alpha. Che cos'è un notebook? Un notebook altro non è che un'applicazione in cui è possibile sostanzialmente. Allora, è un qualcosa che ha un uso prettamente scientifico. Infatti, matematica l'avevo incontrato all'università. Un posto dove poter mettere insieme sketch di testuale, quindi annotazioni testuali, con del codice che in realtà, a differenza di essere, direi, no, codice e annotazioni, che sono i commenti. No, il discorso è che rispetto ad avere un codice sorgente con dei commenti che prendo e compilo, qui si tratta di avere degli snippet di codice, avere un notebook fatto da parti, una parte può essere un testo, una parte può essere uno snippet di codice che vado a fare un'esecuzione, che produce un output, che diventa far parte esattamente dello stesso documento. Possiamo intenderlo come un'evoluzione di quello che è il REPL, cioè il read, evaluate, print, loop, cioè quello che noi attribuiamo sostanzialmente ai linguaggi interpretati, tra cui Python ovviamente ne fa parte, perché sostanzialmente scrivo codice ed eseguo senza dover passare attraverso una fase di compilazione. Jupyter, che cos'è Jupyter? Jupyter è la reinterpretazione in chiave web sostanzialmente del concetto di notebook di matematica. Più precisamente, Jupyter è il servizio che permette di
esporre sostanzialmente, di presentare un'applicazione di tipo notebook sostanzialmente. Quindi Jupyter è una web application già scritta in Java, per cui si entra in un ambiente in cui è scritto in JavaScript, in HTML5 e JavaScript, che sostanzialmente ricreano questo ambiente notebook, dove sostituisce alle annotazioni di matematica, sostituisce il Markdown, che è la rappresentazione moderna di un testo che poi può essere formattato, per esempio, in HTML. Il linguaggio Wolfram invece viene sostituito sostanzialmente dal linguaggio Python. Però appunto questa è una cosa fondamentale che dobbiamo dire. Jupyter è scritto in Java, Python, quindi non è scritto in Python Jupyter, è scritto in Java, quindi il Python che viene eseguito all'interno di Jupyter in realtà comunica con il suo host Jupyter tramite un bridge di interoperabilità, quello che viene chiamato sostanzialmente kernel. Kernel che sostanzialmente permette di far comunicare un linguaggio ospitato rispetto all'ospite, che è appunto Jupyter. Quindi Python in Jupyter non è nativo. Perché diciamo Python? Perché parliamo di Jupyter? Perché sostanzialmente Jupyter con Python sono dello standard de facto per quello che si tratta, tutto quello di arbitrariamente intelligenza artificiale, data science e quant'altro, nell'attuale informatica di oggi. Per cui, per usare i notebook, tanto per fare un punto, allora noi abbiamo Jupyter, ce l'abbiamo in tantissime applicazioni, Databricks, Synapse, Azure Machine Services, abbiamo dei servizi come Binder e Interact. Una volta c'era Notebooks Azure Comp, nato più o meno 4-5 anni fa, e adesso non è più disponibile. Questo Jupyter è disponibile dove? È disponibile con on-premises con Anaconda, quindi se voi installate su una macchina Windows la distribuzione Anaconda, voi avete dentro anche tutto il supporto per Jupyter. La cosa interessante è che Anaconda sta dietro, è la distribuzione Python, se vogliamo chiamare la distribuzione, che sta dietro Visual Studio Code e Azure Data Studio. Quindi sostanzialmente, quando in Visual Studio Code in qualche modo si scrive in Python, e perché si scrive Python? Beh, alla fine Python è stato scelto come linguaggio interoperabile su tutte le piattaforme, indipendentemente da altre cose che diremo. E, per esempio, la Azure Command Line è scritta in Python, quindi in Visual Studio Code, la prima volta che c'è la necessità, scarica automaticamente l'ultima distribuzione di Anaconda. E quindi dietro sostanzialmente c'è tutto l'ambiente Jupyter. È per questo motivo che dietro Visual Studio Code e anche in Azure Data Studio, per la cronaca, io normalmente uso Visual Studio Code, Data Studio non lo uso mai, però appunto, visto il contesto UGIS, ho cercato di puntare al discorso di Data Studio, anche se in realtà l'affermazione che dovrò fare è che ci stanno lavorando, ovvero in questo momento allora, ci sono già i notebook con Python, con Jupyter. Quello che vedremo adesso non è ancora disponibile in Azure Data Studio. Quindi sostanzialmente oramai i notebook sono uno strumento che sono assolutamente disponibile appunto anche sui nostri strumenti che usiamo quotidianamente. Il concetto di REPL, quindi questa cosa che è tipicamente scripting, diciamo così, interpretato all'interno del mondo .NET, in realtà è un percorso lungo, travagliato, poco battuto da questo punto di vista, potremmo dire. Perché? Perché allora, .NET, nato nel 2002, fondamentalmente nel 97, non ha, non è, è, un, è un ambiente in cui sostanzialmente il codice è in qualche modo compilato e emetto degli assembly. Solamente Mono nel 2004, quindi la implementazione delle specifiche CLI di .NET, ha implementato in Mono, sostanzialmente il framework .NET sviluppato da Miguel De Icaza, che è dietro cui c'è, su cui c'è, si basa per esempio Unity o Xamarin, intanto se qualcuno conosce. Mono ha cominciato a implementare il concetto di REPL in .NET.
In .NET abbiamo visto il concetto di REPL sostanzialmente con l'introduzione della parola chiave dynamic, del Dynamic Language Runtime, all'epoca del C# 4, quindi eravamo nel 2008-2009. Poi si è evoluto in C# F# Interactive, quindi all'epoca del 2014-2015 con Roslyn sostanzialmente, quindi C# 6.0. E poi c'è tutto un progetto che in realtà è la punta, cioè quindi è il punto quasi d'arrivo, che è un progetto che si è creato, diciamo, ha preso piede 2 o 3 anni fa con il concetto di .NET Try, con le prime beta anche di Blazor e cose di questo genere, se conoscete il mondo .NET, per arrivare a questa cosa qui che è sostanzialmente .NET Interactive. Che cos'è .NET Interactive sostanzialmente? .NET Interactive sostanzialmente è un effort fatto da Microsoft, lo trovate su GitHub, in cui sostanzialmente mette a disposizione, crea dei kernel a disposizione dei kernel per i linguaggi C# e F# da dare a Jupyter. Quindi sostanzialmente voi avete Jupyter e voi installate .NET Interactive e questo installa i kernel su Jupyter. Noi quindi, dove avete Jupyter, potete avere i kernel C# e F# nei notebook. Per la cronaca, l'esposizione dei kernel C# e F# dentro Azure Data Studio, che ho usato come scusa un attimino per trovare l'aggancio, non è ancora disponibile, ci stanno lavorando il team, perché il team di .NET Interactive è separato dal team di Data Studio. Perché .NET Interactive in realtà cosa sta andando avanti a fare? Sta andando avanti a implementare il supporto per Visual Studio Code, non per Data Studio, ma questo è semplicemente un'organizzazione interna a Microsoft, quindi è solo una questione di tempo che questo si porti a compimento. Sostanzialmente, .NET Interactive non solo fornisce kernel a Jupyter, ma implementa un concetto di notebook indipendente da Jupyter, quindi i notebook C# e .NET, sostanzialmente basati su .NET Interactive, non hanno strettamente bisogno di Jupyter. Questo per dire che il concetto di notebook diventa un concetto generale che effettivamente può essere declinato per Jupyter o non a seconda della necessità. Bene, quindi il concetto di kernel sostanzialmente non l'ho messo in questa slide perché è una cosa. Guardate, lo modifico al volo perché lo metto. Lo chiamo Code Execution as a Service, perché questo è il termine che stanno sostanzialmente esplicitando come parole, mi piace molto. Quindi sostanzialmente in tutti gli ambienti host che vedete qua a sinistra, Visual Studio Code, Spark, Jupyter, se a un certo punto io mi trovo un snippet di codice che io devo mandare in esecuzione, allora chiedo scusa, nell'applicazione host non c'è la capacità di esecuzione. Io devo comunicare tramite un determinato protocollo e quindi ogni applicativo può essere implementa il suo protocollo e vedete che Azure Data Studio e Jupyter implementano ZeroMQ come loro protocollo, che è un protocollo definito da loro. Vado a comunicare con un kernel. Ora, questo kernel, per esempio, dove può essere stato? Per esempio, è un processo che gira dentro Jupyter, cioè comunque è un canale di comunicazione standard con cui posso in qualche modo comunicare con un concetto di kernel. È il kernel, l'istanza del kernel che effettivamente gestisce il contesto, quindi 2 chiamate successive dallo stesso notebook creeranno un'istanza di kernel che terrà sostanzialmente il risultato, recepirà il codice, eseguirà, creerà variabili, creerà uno stato che viene mantenuto nel kernel. Invocazioni successive verso lo stesso kernel potranno usufruire degli stessi risultati delle esecuzioni precedenti, perché sono tutti mantenuti all'interno del kernel. Quindi il concetto di kernel altro no, non è un language service, ma diciamo che è un language session da questo punto di vista, perché infatti se
Se andiamo a vedere il codice come viene eseguito, come viene implementato nel repo di .NET Interactive, voi vedete che effettivamente il kernel definisce il metodo di comunicazione più che l'esecuzione di per sé, perché l'esecuzione viene demandata ai singoli ambienti. Per esempio, lo snippet di codice di C Sharp che mi arriva da Visual Studio Code piuttosto che da Jupyter, arriva nel kernel e questo cosa viene fatto? Viene fatta un'invocazione, per esempio, delle librerie di Roslyn. E questo è quindi quello che normalmente viene fatto. Quindi il kernel è la evoluzione, diciamo così, è il arrivo ultimo di quello che è il repo, sostanzialmente. Infatti, questo è un estratto di codice del codice del kernel. Vedete che nella run async, adesso qui ovviamente ho tolto un po' di pezzi, c'è solo questo metodo run async all'interno del kernel. Vedete che chiama a un certo punto C Sharp Script run async, che è quindi come Roslyn gestisce l'invocazione degli script di codice, generando poi ovviamente uno script state. Mentre, per esempio, se si va a vedere, e questo lo usa Microsoft, lo usa come battuta, guardate quanto complesso è un kernel di JavaScript. Praticamente vedete che il pezzo di codice che è submit code dentro code script content viene fatto context.display. Quindi in pratica la pagina web, quindi la pagina di browser contenuta dentro Visual Studio Code, che manda in esecuzione il notebook, è la pagina stessa a gestire lo stato dell'esecuzione del JavaScript se internamente vogliamo eseguire JavaScript. Quindi diciamo che se questo è consistente rispetto all'esecuzione di cui ho bisogno, cioè la pagina stessa come browser, che effettivamente quindi Chromium, permette di gestire lo stato del kernel implementato come JavaScript. Quindi capite che il kernel è un protocollo verso cui si viene fatto l'adattamento. Sostanzialmente, .NET Interactive sta implementando tutta questa infrastruttura per i diversi servizi di cui ci possa essere bisogno. Quindi, per entrare un attimino nel merito, quali sono gli aspetti fondamentali per ragionare con i notebook, e poi vedremo un po' di codice? Beh, il fatto che intanto vivere con i notebook significa comunque, .NET Interactive, chiedo scusa, intanto significa comunque relazionarsi con le librerie .NET, con i package, NuGet e quant'altro. I due elementi fondamentali di un package, di un package, di, chiedo scusa, un notebook con C Sharp e in generale vivere in notebook, cos'è che la diventa caratterizzante? Il fatto di utilizzare dei formatter che permettono di rappresentare, di utilizzare quelle che sono le metainformazioni di .NET per avere delle rappresentazioni automatiche, e vedremo come fare. La base di tutto quello che vado a rappresentare è, ricordiamoci, scritto in HTML. Ho invertito le due slide perché come session draft alla fine voglio invertire la cosa. Vi mostro dopo cosa significa scrivere del codice a fronte del kernel, perché è una cosa interessante secondo me poter utilizzare il concetto di extension per andare a fa implementare iniettare all'interno di un notebook un po' di diciamo così comandi, quelli che vengono chiamati magic commands, che permettono di fare determinate azioni, nonché, magari questo magari non lo mostro, ma è cosa significa fare embedding di un kernel all'interno di un'applicazione custom, e quindi poi andare a vedere cosa si può fare con .NET legato alla data science. Da qui la cosa interessante è che su iniziativa separata, cioè l'iniziativa separata, quindi non c'entra .NET Interactive, esiste un'altra iniziativa in Microsoft che però ha esattamente lo stesso spirito. Così come Python non è il linguaggio con cui è scritto Jupyter, perché è scritto in Java, anche Spark è scritto in Java, però alla fine noi tutti vediamo il codice scritto in Python. Perché? Perché sappiamo che codice viene inteso come un linguaggio molto semplice per essere adottato. Ergo, così come ci sono
i bindings di C Sharp e F Sharp, abbiamo detto Dotnet Interactive verso Jupyter, esistono i bindings C Sharp e F Sharp verso Spark, perché così come perché anche Python ha dei binding verso Spark, verso Jupyter. Quindi informazione, quindi abbiamo due cose contemporaneamente: .NET che serve i notebook, .NET che serve Spark, .NET che serve contemporaneamente Jupyter e Spark, dove per esempio Synapse, e vedremo dopo la demo, il fatto che in Synapse, che permette di implementare, di avere un compute in Spark oltre quello di SQL, Spark si porta dietro originariamente, se si va a vedere Databricks per esempio, si porta dietro Python, Synapse si porta dietro esattamente la stessa cosa, quindi si porta dietro il Python, ma supporta già adesso un kernel C Sharp, e quindi è possibile scrivere .NET, il codice C Sharp dentro Spark, dentro un notebook Spark, e questo diventa assolutamente molto interessante, perché il messaggio sostanzialmente è: se voi nel vostro lavoro di coi dati, ma siete comunque, avete comunque un'anima comunque che va un po' anche sul programmatore, magari avete l'esperienza, cioè l'esperienza di .NET, e tutti quelli che nascono storicamente nel mondo Microsoft, diciamo così, sono più orientati verso il C Sharp che nel mondo Python. Beh, il discorso è che .NET si sta consolidando, a me mi viene da dire questo, nel senso che in questo momento è chiaro che come data science Python la fa da padrone, e .NET onestamente sarà difficile, anzi impossibile, non ci ragioniamo nemmeno. Però mi viene da dire che per chi ha un background .NET e deve approcciare la data science, magari lo deve approcciare non al 100%, cioè full time diventa data science e devo fare intelligenza artificiale, devo manipolare in Python, ma devo fare qualche task e posso fare con .NET, vale la pena sperimentare questo ambito, così non ho la necessità di utilizzare altri linguaggi, imparare altri linguaggi. Io onestamente sto facendo una fatica boia ci ho provato un paio di volte a mettermi sul Python, onestamente per necessità, per opportunità o quant'altro, io non ci sono mai riuscito, mentre mi è più congeniale il fatto di lavorare in questo ambito. E comunque poi, tanto per mettere chiudere, tornando passiamo alla demo, pensate che nel mondo .NET esiste MLDET, che sostanzialmente sopperisce nel lato consumo di machine learning in maniera importante rispetto al fatto di dover utilizzare, che ne so, TensorFlow, PyTorch, per poter implementare riconoscimento di oggetti, piuttosto che algoritmi di regressione o clustering in quant'altro. ML.NET lo sa, ML.NET riesce a fare un ottimo lavoro, e nei prossimi mesi vedremo veramente tante novità. Bene, allora, detto questo, blocchiamoci qui e cominciamo a vedere. Allora, scusate che qua avevo lasciato aperto, adesso lo andremo a vedere. Quindi, sostanzialmente, siamo in Visual Studio Code e sappiamo che è il cugino, è il fratello, cugino, chiamiamolo come lo vogliamo, di Visual Studio Code, quindi sono ovviamente tutti figli della base, cioè il Visual Studio Code è stato il primo, e poi ci sono un po' tutte le declinazioni basate su Electron, basate su Monaco e quant'altro. Nelle estensioni sostanzialmente quello che manca, vedete che qui .NET non c'è, per cui, però fidatevi, c'è un video dell'altra settimana di una sessione di un team di .NET Interactive che ha pubblicato, gli ho fatto io la domanda specifica e mi hanno detto ci stanno lavorando, per cui vedremo in futuro, se voi siete base Azure Data Studio, di vedere evoluzioni da questo punto di vista. Quindi in realtà Azure Data Studio per me finisce qui in questa sessione, vi chiedo scusa, spero
di poterla rifare in futuro. Se noi andiamo nel marketplace dell'extension di Visual Studio Code, vedete che ci sono i .NET Interactive e c'è Jupyter, quindi contemporaneamente esistono entrambi gli ambienti. E infatti c'è un passaggio molto importante che proprio in una recentissima dell'altra settimana aggiornamento in qualche modo vede di fare un'evoluzione da questo punto di vista. Perché, allora, tanto per dire una cosa, quando voi vedete, allora, i notebook li riconoscete perché hanno l'estensione IPyNB, quindi Interactive Python Notebook, sostanzialmente. Quando parte questo, sostanzialmente quello che vi parte, vedete che cos'è? Allora, qui vi riconosce come PowerShell ed è un errore, però sostanzialmente se voi andate a mettere PowerShell e mettete .NET Interactive, ecco quello che vi succede è che voi con IPy Notebook, finalmente adesso diciamo che se lo sono chiariti da questo punto di vista, vedete che vi è partito Jupyter, .NET Interactive e vedete che le celle dove c'è del codice effettivamente c'è scritto .NET Interactive. Altrimenti vedete che se io vado con F1 e vado a vedere quelli che sono i comandi iniettati, vedete che vi dice .NET Interactive. Se io clicco, vedete che vi dà due estensioni, IPy Notebook, quindi Interactive Python Notebook, oppure DIB, che è un'estensione proprietaria di Microsoft, e dagli con le estensioni proprietarie, però questo è DIB, significa .NET Interactive Book, quindi .NET Interactive Notebook. Quindi questo sostanzialmente diventa un notebook fatto esplicitamente solo per .NET. Infatti vedete che parte direttamente con .NET Interactive. .NET Interactive vedete che vi porta dietro tutti questi linguaggi, quindi se in una cella voi scrivete in JavaScript, in SQL, in Markdown, in F# o PowerShell, assolutamente vi funziona. Quindi diciamo che adesso la tendenza è una cosa che Microsoft ha, cioè che il team di .NET Interactive ha portato avanti nei mesi, però ripeto, è uscita questa settimana, l'altra settimana, questo aggiornamento in cui sostanzialmente IPy Notebook, Jupyter, DIB, .NET Interactive come esecuzione senza Python. Prima se no succedeva sostanzialmente un casino. Dal punto di vista esecutivo, in realtà a voi non cambia assolutamente niente, perché sostanzialmente sono assolutamente dei kernel che vengono iniettati. Quindi l'interfaccia cambia un attimino, ci sono delle minimissime differenze grafiche, estetiche, però sostanzialmente sono figli di una stessa dello stesso concetto, però come succede spesso in Microsoft sono implementazioni distinte. Allora, il kernel di .NET Interactive, l'implementazione di dei notebook sotto Visual Studio Code Compiled con Jupyter sono scritti da un team, .NET Interactive invece ha ricreato una struttura analoga, due team diversi. Come sono fatti i notebook? Come sono fatti i notebook? Vedete che sostanzialmente un allora Intanto cominciamo a vedere le due cose principali. Allora, intanto andiamo a togliere questo. Ho schiacciato questo tasto per quale motivo? Allora, vedete che allora, intanto vedete qua un testo scritto bene, bene, d'accordo. Se faccio doppio clic, vedete che mi si forma sostanzialmente Markdown. Infatti, vedete che mi dice Markdown. Ctrl Alt invio e vado in esecuzione. Quindi, sostanzialmente, quello che è Markdown viene rappresentato in codice Markdown, che poi io non vedo mai, non faccio mai perché non sono neanche bravo a farlo, e quindi figura del pifero. Quindi l'esecuzione di Markdown viene visualizzata così, vedete che qui invece c'è il codice che oltretutto, PowerShell, torniamo qua, .NET Interactive. Vedete che sostanzialmente .NET Interactive ho la sintassi del C Sharp e quindi andiamo a visualizzare. La prima volta ci metto un attimo perché deve comunicare con Jupyter, istanziare il kernel e vedete che faccio una rappresentazione. Cosa che dobbiamo ricordarci? Allora, var x uguale a hello è una classica istruzione di assegnazione, dichiarazione assegnazione variabile di
del C Sharp. Display è la metafora di è un comando, è una funzione, chiedo scusa, del notebook, del supporto di 8.33 per notebook per far vedere, visualizzare il valore di un'espressione. X significa espressione. Quindi, se dentro ho tanto codice, ma a un certo punto ho un'espressione, quindi un write value senza segnazione, viene fatto l'output. Se facessi così, c'è un errore perché ovviamente mi suppone che ci sia sostanzialmente una sola espressione che restituisca sostanzialmente il valore. Se questo per noi è la nostra REPL console e utilizziamo la classe oggetto console, classe console tipica di .NET, questa funziona in maniera analoga per quale motivo? Perché tutti gli standard input e gli standard output vengono il kernel li redireziona sostanzialmente all'interno del notebook. La cosa interessante è che se io faccio, vedete che io faccio display due volte e funziona. Ma effettivamente qualcuno può venire in mente, cosa faccio? Perché devo accodare? E vedete qual è l'oggetto, no? Faccio un for each dentro una collezione di variabili, dentro un array sostanzialmente, voglio far vedere, mi aspetterei se faccio for each che mi vengono accodati uno dopo l'altro, ma la mia aspettativa è che scrivo una volta e si aggiorna la cella. Effettivamente display è una funzione che restituisce sostanzialmente un placeholder, che effettivamente tramite un metodo update permette di essere aggiornato e di far vedere in place l'aggiornamento. Infatti vedete che adesso qua sotto il loop ritardato di un secondo alla volta, vedete che si aggiorna uno dopo l'altro, fino ad andare a dire update basket. E questo è assolutamente molto, molto interessante. Una cosa che diventa importante è che se io chiudo e io torno a fare display output, questo è il concetto di notebook. Il codice è eseguito, ma l'output precedente diventa parte del documento stesso, quindi non devo eseguire ogni volta il codice, perché una prima esecuzione diventa normale persistenza. Questo è assolutamente molto interessante. Questo è il concetto proprio di notebook dal giorno 1 quando è nato in matematica. Quindi il risultato dell'output effettivamente fa parte del documento. Un'altra cosa interessante sostanzialmente è questa. Boh, allora, di là abbiamo visto degli scalari, stringhe piuttosto che un intero, piuttosto che un numero. Bene, ma cosa succede nel momento in cui, scusate qua, no, cosa ho fatto? Ok. Per esempio questo, io restituisco un oggetto complesso, no? Quindi restituisco che cosa? Restituisco un array. Vedete che l'array mi viene restituito come index e come value. Benissimo, se faccio vedere un dictionary, benissimo, key value rispetto a index value. Se faccio vedere un oggetto, l'oggetto singolo mi viene visto quindi un oggetto singolo. Anche un array è un oggetto, ma se un oggetto non array viene preso e visualizzato come una tabella in cui le singole colonne, con una sola riga, in cui le singole colonne vengono mostrate le singole proprietà dell'oggetto. A quel punto, componendo array ad oggetti, viene visto che prima è un array e quindi la tabella viene sfruttata per ripetere n volte il fatto che nelle colonne vedo sostanzialmente le proprietà. E questo è molto, assolutamente molto, interessa molto interessante. Qui, ovviamente, se faccio vedere un dictionary o l'analogo, altri esempi che per esempio possono dire se io all'interno di una colonna io ho un array, una lista, un enumerable, ecco che lui cerca di fare in qualche modo la sua interpretazione, che però è possibile customizzare. Come? Esiste questo oggetto che si chiama formatter, che sostanzialmente intercetta, permette di registrare un tipo, e quindi quando faccio il toString, lui dice se c'è un formatter fatto in un certo modo, allora uso il formatter per visualizzarlo. Che cos'è un form cosa come funziona il formatter? Vedete che contiene una lambda expression che, dato l'istanza dell'oggetto come
argomento passato alla Lambda, c'è un writer che permette di fare scrivere sostanzialmente in HTML. Proviamo ad eseguirlo, porco, non funziona. Perché? Perché quest'ultimo esempio era bacato perché mancava una cosa che però sfruttiamo per andare a scrivere o scrivere codice .NET. Perché non vedo formatter? Perché manda in namespace. Quindi using Microsoft .NET Interactive, vedete che funziona anche l'IntelliSense, formatting, e vedete che lui mi ha scritto write person e mi scrive person invece di della serializzazione fatta tipica del toString, che è implementazione del full name del tipo della classe. Se andiamo a vedere, vedete che qui viene sovrascritto, viene riregistrato e mette person first name, vedete che qui negli array viene visualizzato il first name. Se qua andiamo a vedere, vediamo che qui c'è una cosa più complessa. Vedete che c'è span, bold, italic, non funziona per quale motivo? Perché intanto vedete che lo using che ho messo qua è diventato valido per tutti questi. Però qui manca un'altra cosa. Che cosa sono quei bold? Praticamente sono dei metodi statici di una classe che va dichiarata static, using, che va utilizzata static, quindi che porti nel namespace i metodi statici di quel tipo statico. Quindi using static microsoft..NET.interactive.formatting.pocketViewTax. E a questo punto, nel momento in cui vedete che a questo punto voi avete che cosa? Che cosa sono questi metodi statici? Vi permettono, sono dei, praticamente delle funzioni accessorie che permettono di generare HTML in una maniera strongly typed sostanzialmente. Quindi questo è codice compilato al volo da Rosling, espresso sostanzialmente in formato di funzione strongly type, statically type, tipica del C Sharp. Quindi non è che dobbiamo fare string concatenation, ma si usa sostanzialmente delle funzioni per andare a comporre l'HTML. Questo onestamente è un concetto assolutamente molto 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 interessante da questo punto di vista. Bene, andiamo a farvi vedere una cosa veloce, vediamo se funziona questo. Andiamo ad eseguire. Ok, chiedo scusa, sempre io, Peter.NET Interactive. Vediamo, dato che non l'ho mai usato da qui, andiamo a fare execute all. Vedete che con pound R NuGet scarico i package NuGet. Questo è un codice che io ho fatto per andare a vedere, vedete che qua c'era già il risultato precedente, quindi vado ad aggiornarlo, quindi non vi faccio vedere il risultato, ma supponiamo che stia funzionando. Quindi vedete che questo, perché io sto utilizzando questi strumenti per fare analisi di time series nell'ambito dell'IoT, vedete esecuzione, 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 esecuzione. Esecuzione di cosa? Sto eseguendo, come vi dicevo, ML.NET. Quindi io sto scrivendo completamente C Sharp all'interno del notebook, posso rilanciare e modificare i parametri come voglio, come in un notebook, per avere che cosa? Per avere poi che cosa? Per esempio scarico questo package xplotploty che permette di far vedere che cosa? Dei grafici in HTML5 JavaScript che permettono in questo caso di vedere, visualizzare le anomalie. Anche qui, di nuovo, se io prendo, salvo e riapro, il codice e tutta l'esecuzione è serializzato all'interno dell'IPy Notebook. Questo è assolutamente molto interessante, cioè capite che diventa uno strumento di studio assolutamente, assolutamente essenziale. Bene, allora a questo punto facciamo così, new. Proviamo a scriverlo, vediamo se ci riesco senza far casino. Diciamo create notebook e diciamo SQL. Sì, scusate, diciamo div, via. Ok, facciamolo div perché tanto a me di Jupyter in questo caso specifico non interessa un granché. Ok, allora andiamo ad aggiungere il NuGet. E andiamo a dire microsoft..NET.interactive. Scusate che qua non me lo sono stampato, lo riprendo.
Ok, vi faccio vedere già il risultato, ma lo facciamo a mano. Sostanzialmente, questo è uno package implementato dal team di .NET Interactive, che fa una cosa interessante. Che fa una cosa interessante. Ora, unable to find, scusate, bisogna mettere ecco, vedete che ho fatto già danni, che andiamo. Questo lo eseguo, ogni tanto lo stato non è che si pulisce benissimo, devo dire, ma diciamo che lo sto usando da diverso tempo e quindi sto vedendo le evoluzioni dello strumento e sta migliorando costantemente, devo dire. Installa il package. Ci metto un attimo. Se ve lo chiedete, sì, la prima volta che andate a fare dovete aggiungere il package. Bene, aggiungiamo il code. Praticamente questo codice che cosa fa? Inietta quello che viene chiamato Magic Command, che poi il team lo chiama, usano Hashbang Connect con MSSQL kernel name Northwind. Oh, sì, è Northwind. Vedete che io passo la connection string tipica di una connessione o di una connessione, e dico create dbcontext. Dbcontext dovrebbe in qualche modo dirvi che stiamo parlando di Entity Framework. Quindi all'interno di questo codice cosa fa? Praticamente adesso si sta collegando con SQL Server in locale col classico database, con il database di Northwind. Ma oltretutto cosa sta facendo con il DB Context? Sta generando, usando le librerie dell'Entity Framework Core, sta praticamente facendo scaffolding del database di Northwind e sta creando, vedete, Entity Framework Core Design, sta creando il DB Context per chi è avvezzo con il codice .NET. Quindi a questo punto cosa possiamo fare? Qua deve finire, speriamo che non si pianti, altrimenti ci faccio la figura. Ci sta mettendo un pochettino, sono fiducioso. Ci sta mettendo troppo. Ok, eccolo qua, perfetto. Benissimo, vedete che vi dice: aggiunto un altro comando, hashbang SQL Northwind. Benissimo, allora andiamo a eseguirlo, SQL Northwind. E questo select lo facciamo eseguire non da C Sharp, ma da SQL. Benissimo. Allora andiamo ad eseguire. E vedete che cosa succede. 1. Intanto ho scritto in SQL in una cella. 2. È stato .NET Interactive a farlo. 3. Su un kernel che è stato generato a partire da una connessione Gration Extension. 4. Ho un visualizzatore che mi permette di navigare all'interno dei dati e quindi questi sono strumenti standard open che sono messi a disposizione e quindi questi sono assolutamente degli strumenti fantastici per fare analisi dei dati. Poi, ovviamente, questo vado a riprendere lo stesso spunto che abbiamo visto prima. Comunque, quello che viene restituito, che cos'è? Sono degli oggetti per cui se io vado a rieseguire sostanzialmente, scusate, SQL, qui devo ricambiare C Sharp, vado a rieseguire, creo il formattatore per gli employee e qui vabbè, adesso ho scritto people first name, va bene, sono andato a rifare sostanzialmente per il singolo
visualizzatore. Quindi a questo punto, se io faccio vedere questo, tac, vedete, Pippo ha modificato, buttato al volo e ho fatto il suo visualizzatore. Quindi capite che ci sono un bel po' di elementi che posso combinare, insieme per fare questo, attività. Capite che anche e soprattutto un'altra cosa che è classica dei notebook. All'interno di notebook ogni singola cella ha sostanzialmente ha un language, ha un kernel principale, ma ogni cella potrebbe avere, lavoro con un altro kernel, quindi lo stesso notebook vedo C Sharp Interactive e SQL. Bene, vedo che sta andando via velocemente. Allora, vi do solo un accenno sostanzialmente. Per esempio, è possibile creare una extension e una DLL che vi permette, per esempio, di fare quello che vi serve. Per esempio, se io ho un file CSV, un classico, ho fatto questa extension che non mi ricordo se ho pubblicato sul mio GitHub, se no è, diciamo che entro questo fine settimana lo pubblico, un comando, un magic command, che sostanzialmente tramite hashbag load CSV prendo, carico, do la mia, come si utilizza, faccio il parsing. Vedete cosa faccio? Praticamente vedete che c'è questo handle con la create che fa, leggo il file e lo leggo fisicamente perché ottengo il file, perché ho mappato tramite parametri, ho mappato i parametri, quindi anche il nome del file. Vedete cosa faccio? Public class, kernel Active Directory, quindi qui sto lavorando con il kernel sostanzialmente, perché lo sto ricevendo sostanzialmente dal contesto. Vedete che sto ricevendo un kernel di esecuzione. E vedete che sto scrivendo codice C Sharp che sostanzialmente permette, vedete che lo sto facendo? Sto praticamente manipolando e costruendo che cosa? Sto costruendo degli oggetti al volo. Adesso non credo di riuscire a farlo vedere in tempo, però se io vado a vedere Open Notebook, vediamo se ce l'ho velocemente, .NET Interactive, vado qua, SRC, CV Extension. Ah sì, perché, ok, Jupyter Notebook, ecco che ce l'ho qua. Ok, vabbè, questo adesso vediamo se riesco a eseguirlo al volo. PowerShell, .NET Interactive. Vediamo di far eseguire questo, se funziona. Basta. Ci mette un po'. Ok, vedete che sta installando l'estensione. Capite che quindi l'extension diventa sostanzialmente la libreria per i notebook, in cui potete andare a, vedete che avete i comandi, potete fare l'help che vi fa automaticamente, vi fa vedere l'output. Bene, faccio vedere l'output. Il file persons che non ho qua perché devo andare a, vediamo se riesco, scusate che qua, questo non l'avevo ipotizzata al volo perché ce l'ho qua. No, forse dovrebbe funzionare, vediamo se lo trova. Ok, vedete che ha trovato, praticamente ha preso un'intestazione, gli ho dato i nomi delle variabili persons, vedete che questo per far vedere che ho generato questo codice. A questo punto ho un oggetto di tipo persons di cui posso fare il filtro con linQ e faccio vedere il risultato con la lista. Capite che quindi io, facendo un extension, avete la libreria dei notebook, e questo è assolutamente molto 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 pratico. Ultimo passaggio, ce l'ho fatto qui. Vedete che sono dentro Sinapsi, sono ancora una cippa in Sinapsi, sia ben chiaro, per cui chiedo venia. Quindi mi sono creato il mio cluster di Sinapsi. Adesso, e qui cosa ho fatto sostanzialmente? Allora, andiamo a. Qui l'ho già eseguito, ma vediamo di rieseguirlo. Allora, io qui praticamente mi sono fatto. Allora, ho questa parte qui. Allora, praticamente cosa faccio? Prendo un file. Allora, prendo questo URL che è sostanzialmente l'URL, è il Lorem Ipsum Generator, sostanzialmente. Scarico il file, ne prendo quanti file. E cosa faccio? Prendo, scarico, facendo tutto con .NET, no? Per far vedere che funziona. Per poi cosa fare? Vedete cosa faccio? Mi collego con Azure Blob Storage, con la libreria di Azure Blob Storage, e cosa faccio? Salvo questo file. Benissimo. Allora andiamo a fare
Vedete che qua adesso cosa succede? Qua mi sta partendo la sessione Spark. Vediamo, ci mette un po' di tempo. Va bene, sostanzialmente comunque per farvi vedere perché il tempo si sta esaurendo e io dovrò anche, chiedo scusa, sganciarmi anche un attimino. Allora, vediamo. Allora, facciamo run all, vediamo se mi parte. Che comunque dentro Synapsi effettivamente una cosa da così interattiva, poi spegni, accendi il cluster e cose del genere, è sempre lunghetto, bisogna dire. Quindi sono tenuto anche i processi attivi, vediamo se li vediamo, se sta tirando su il cluster. Ancora in waiting. Bon, ok, andiamo avanti. Sostanzialmente cosa faccio? Mi sono fatto sostanzialmente un notebook in cui prendo, faccio e mi alimento l'Azure Storage Account. Quale? Lo Storage Account dove ho un container test, qui adesso l'ho buttato via perché prima ce l'avevo, l'ho buttato via, e mi sono generato il file. A quel punto io poi cosa faccio? Qui sta ancora. Ah, ok, eccolo qua, command executed, command executed. Command executed, execute, vedete che sta installando il package, esattamente la stessa cosa, vedete, sono sotto Spark, sotto Synapsi con il language C Sharp. Vediamo che vado a fare, perché qui non c'è un'intercettazione del system IO files, ma bisogna usare quindi blob storage, perché è con, praticamente, è data lei, chiedo scusa. Azure Storage specificatamente, poi io ho usato l'interfaccia di Blob Storage, ma in realtà Synapsi usa Data Lake sostanzialmente. Quindi a breve dovremmo avere, eccolo qua, vedete che ha generato il file. Ottimo. A questo punto, in process, adesso qua devo fare la cosa brutale perché non so farlo altrimenti. Ok, faccio cancel che butti giù tutto quanto. Ok, cancel succeeded, perché ancora non sono bravo. Vedete cosa ho fatto qua? Ho questa process che è codice Spark con .NET Spark, quindi sto scrivendo .NET dentro un notebook che accetta codice .NET. Qui ovviamente il risultato non ve lo faccio vedere perché se no ci metto tempo, però vedete che io creo una sessione Spark, leggo il file, vedete che sto leggendo da quello storage che dove ho creato il file, vado a fare l'esecuzione, vado a settare qual è l'elaborazione che voglio espressa nel linguaggio colonnale di Spark, e a quel punto questo mi fa cosa fa? Mi fa sostanzialmente il word counting del file che ho avuto. Ovviamente per questa cosa qua è assolutamente stupida la cosa, pensate di poter avere accesso a file molto più grossi, molto più grossi. Infatti, tanto per farvi vedere un'ultima cosa che non ve la faccio vedere, ma solo per darvi un esempio. Per darvi un esempio di quello che si potrebbe fare, io per esempio avevo fatto la simulazione di Monte Carlo, no? Che è quella che permette di calcolare il pi greco nel rapporto tra di punti caduti in un cerchio e punti caduti nel quadrato in cui il cerchio è inscritto, no? Questo è il codice e praticamente diventa il rapporto sostanzialmente. Bene, tanto per dirvi una cosa, io ho una macchina 8 core 64 giga di RAM su Azure, in cui questo codice su 5 miliardi di iterazioni, su una E8V sostanzialmente, ci mette 73 secondi a fare questa cosa qua. 5 miliardi di punti dentro un cluster 3 nodi come è questo qui che ho configurato qui per far vedere Monte Carlo su 3 nodi. Quello standard che vengono creati di base da Synapsi ci ha messo 11 secondi. Ora, per calcolare Monte Carlo è una merita cretinata, ma pensate al fatto che anche per noi dotnetiani, perché questo è il messaggio, è il fatto che abbiamo accesso anche per esempio a un cluster Spark, continuando a scrivere in dotnet. Chiaro che dobbiamo entrare nella logica per esempio di Synapsi, per esempio, però è già effettivamente una gran cosa. Bene, scusate, perché dovrò anche sganciarmi perché nel mezzo del lavoro ho fatto volentieri questa sessione. Tanto per chiudere, .NET Interactive, chiaro
Chiamiamolo tool, è veramente un gran bel tool. In generale è un'infrastruttura che permette di gestire notebook, embeddare kernel all'interno dell'applicazione e la nuova visione di quello che è lo scripting nelle nostre applicazioni. Quindi è un modo pratico per fare script e documentazione. Quindi, per esempio, se volete lanciare comandi PowerShell, se volete fare degli script che lanciate a mano, beh, forse un notebook piuttosto che un Python di utilizzare, che ne so, l'ISE di PowerShell, piuttosto che anche un file SQL, per fare gli esempi, qui potreste fare esattamente la stessa cosa. Cioè, ripeto, poi, vabbè, se usate Data Studio con SQL e Python, già lo state facendo con PowerShell. Sappiate che adesso potrete, quando sarà per Data Studio, ma già adesso con Visual Studio Code, potete aggiungere come kernel anche il C Sharp. Siamo agli inizi, il progetto sta evolvendo molto molto velocemente. Speriamo che per fine anno, diciamo che una 1.0, se mai ci sarà, non credo che ci sarà una dichiarazione 1.0, però che arrivi a una certa stabilità. Mi viene da dire che speriamo che .NET sia un valido protagonista nel futuro nel mondo della data science. Ho fatto una corsa. Domande? Sono andato troppo veloce, ho perso tutti. Gianluca, ci sei? Ah, ecco, sì, scusa, mi stavo parlando, ma è classico, mi ero dimenticato il mute. No, stavo dicendo di scrivere pure le domande nella chat, poi se devi scappare comunque non ti preoccupare, al limite ci potete scrivere a uno degli indirizzi di UGIS, poi dopo vedremo come fare per rispondere. Io intanto ti ringrazio tantissimo, Marco, Grazie a te. e soprattutto per anche una sessione che magari è un poco pochettino così atipica per UGIS, che si è sempre tradizionalmente occupato solo delle engine, di roba attorno all'engine, ma è sicuramente una delle cose che vogliamo smettere di fare, cioè di fare solamente l'engine. Vogliamo cominciare a spaziare un po' di più nella parte di data analytics, anche dare più spazio magari a chi fa robe di sviluppo e quant'altro. Quindi sono molto contento che hai potuto fare questa sessione, speriamo di averne anche di più in futuro. Quindi chi vuole farne, vuole candidarne, come sapete, siete sempre benvenuti quando volete fare qualche contenuto. E niente, per il momento ti ringrazio, grazie a tutti e alla prossima. Ciao Ciao, grazie. a tutti, Ciao. ciao ciao.